Dopo gli scontri di Napoli e Roma, il Viminale ha chiesto a tutte le prefetture di vigilare sui rischi di infiltrazione nelle manifestazioni di protesta da parte della criminalità organizzata e di formazioni di estrema destra. In collegamento con RaiNews 24 c'è il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Ben trovato, sottosegretario. Buongiorno a voi. La scorsa notte dunque il Presidente del Consiglio ha firmato questo nuovo DPCM con restrizioni che probabilmente causeranno nuove proteste. Ecco, quali sono le direttive che il Viminale sta dando alle prefetture? Innanzitutto bisognerà dimostrare comprensione nei confronti di tutte quelle manifestazioni delle categorie alle quali in particolare quelle commerciali, vengono chiesti ancora sacrifici con questo DPCM. Vengono chiesti sacrifici a loro per altre forme del lavoro nel nostro paese e non riprecipitare in un lockdown generalizzato. Queste manifestazioni, laddove dovessero esserci, civili, con il rispetto delle regole saranno ovviamente garantite perché siamo in una grande democrazia del nostro paese. Quello che però è a Roma questa notte ha poco a che vedere con questo, perché lì si sono infiltrati dei componenti della destra estrema, unite anche a frange di tifosi violenti che vogliono sostenere la ribellione. E addirittura ci sono elementi, abbiamo motivo di pensare e di credere che ci siano elementi della criminalità organizzata, anche quella endemica, che ha tutto l'interesse di creare tensione nel paese per indebolire lo Stato e ovviamente poi sostituirsi anche per le imprese in difficoltà con comprensioni, tra virgolette, che sono però le comprensioni criminali, che normalmente poi finiscono col distruggere e magari avevano cercato di aiutare. Ecco, su queste manifestazioni ci sarà una mano fermissima da parte dello Stato. Ecco, sottosegretario, il Viminale era già stato però allertato sui rischi di un cosiddetto autunno caldo. A Napoli venerdì sera sembra che però la situazione sia sfuggita di mano, ne sono la prova i feriti tra le forze dell'ordine, le aggressioni ai giornalisti, i danni agli esercizi commerciali. Che cosa è successo? C'è qualcosa che non ha funzionato? Diciamo che la prima manifestazione ha colto per certi aspetti anche impreparati un certo tipo di organizzazione, però guardi che poi i violenti sono violenti e quindi quando parte la manifestazione in quel modo è evidente che con le cariche della polizia, eccetera, possono nascere contusi, possono nascere situazioni veramente orribili come quelle di prendersela con i giornalisti che fanno il loro lavoro per documentare ciò che succede nel paese. Però guardi che la mano ferma sarà dimostrata in eventuali future manifestazioni che garantiranno l'ordine pubblico e la sicurezza. Su questo non c'è ombra di dubbio e i criminali. Perché chi se la prende con i poliziotti, che sono, non dimentichiamolo mai, dei lavoratori al servizio della nostra comunità, chi se la prende con i poliziotti, chi fa danni al patrimonio pubblico, che è il patrimonio dei cittadini, ai mezzi della polizia, saranno perseguiti, ovviamente a norma di legge, in modo rigidissimo. Ecco, le faccio un'ultima domanda, anche un po' sulla comunicazione, perché anche ieri sera a Roma vedevamo le immagini, una manifestazione non autorizzata di Forza Nuova ha impegnato le forze dell'ordine fino a tardi. Insomma, un'immagine di impunità, che poi è difficile da spiegare ai cittadini che invece ieri sera hanno rispettato il cosiddetto coprifuoco. Io credo che ci debba essere una che il cittadino per bene sente immediatamente ed è la forza questa dello Stato. Tutti noi siamo preoccupati, tutti noi che veniamo privati di alcune libertà, anche parliamoci chiari, di natura costituzionale, ne soffriamo, ma ci sentiamo lontani mille miglia da quei disgraziati che abbiamo visto anche ieri sera, ed è proprio in questa distinzione profonda tra la preoccupazione
anche, come ripeto, le giuste rivendicazioni della categoria dei commercianti che, come avete preannunciato, già nel vostro servizio, ottimo, cospicui ed immediati. Ecco, è in questa distinzione che troveremo la forza come comunità per reagire e marginalizzare questi disgraziati. Grazie, allora la ringrazio, sottosegretario Variati, anche se a tratti l'audio non era perfetto, abbiamo capito bene qual è la sua posizione, non consentiremo atti criminali. Allora, abbiamo parlato delle proteste che ci sono state a Roma e a Napoli, noi ora torniamo proprio sul territorio, andiamo in Campania dalla nostra inviata.